Salve cari amici e ragazzi del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo a Jakarta in Indonesia, nella zona centrale dove ci sono tutti i grandissimi centri commerciali e grattacieli come questo che state vedendo, ed è, vi è anche un grandissimo contrasto. Guardate qua un po' cosa troviamo. Qui abbiamo le oche, se le mangiano, e abbiamo anche qua dei piccioni che hanno fatto qua la loro casa. Eccoli qua, sono i famosissimi piccioni indonesiani. Eccoli qua, quando sono mezzi addomesticati si lasciano accarezzare, sono lasciati liberi. Andiamo un po' a fare un giretto in questa piccionaia. Abbiamo anche qua la padrona che ha dei bambini. Eccoli qua, qua abbiamo tutta una serie di piccioni. Questa è la casa dei piccioni. Ecco, lì abbiamo delle case ancora un po' più particolari. Ecco, qui è un posto dove ci sono tantissimi bambini. Qui hanno un indice di natalità veramente incredibile, fanno 5 bambini a testa hanno qua, e incominciano a fare bambini già a 12-13 anni in questi posti. Tante volte qui vedi una bambina che pensi che sia la sorella, in realtà è la mamma. Ecco qua abbiamo tutti i piccioni, questo posto molto caratteristico, vivono un po' nelle baracche. Qui abbiamo i barili. Eccoci qua, questo un po' vivono, buttare, questo qui è tutta spazzatura, vivono nella spazzatura. Lì avanti abbiamo anche, questi sono i famosissimi bambini randagi che vivono in strada. Questi sono ancora messi molto bene rispetto, ci sono alcuni punti se si entra dentro al di là della spazzatura dove i bambini sono nudi, sporchissimi. Guardate qua, qua è tutto lo sporco, la spazzatura buttata lì così. Queste cose io le ho viste anche in Italia, a dire la verità, ogni tanto. Io vivo all'estero da 21 anni, ma capito anche in Italia. E questo è un po' la loro casa. Ecco, loro vivono qui dentro, nelle baracche qui, e quella zona lì dietro è la zona ricchissima.